Guardiamo il Signore Dio nostro che ha fatto con sapienza tutte le cose. Nel disegno di Dio creatore anche gli animali che popolano il cielo, la terra e il mare partecipano alla vicenda umana. La provvidenza che abbraccia tutta la scala degli esseri viventi si avvale di questi preziosi e fedeli amici dell'uomo e della loro immagine per significare i doni della salvezza. Salvati dalle acque del diluvio per mezzo dell'arca, partecipano in qualche modo al patto di alleanza con Noè. L'agnello richiama l'immolazione pasquale e la liberazione dalla schiavitù dell'Egitto. Un grande pesce salva Giona dal naufragio. I corvi nutrono il profeta Elia. Gli animali con gli uomini sono coinvolti nella penitenza di Ninive e con tutto il creato rientrano nel piano dell'universale redenzione. Invochiamo dunque la benedizione di Dio per intercessione di Sant'Antonio Abate sopra queste creature e rendendo grazie al Creatore che le ha poste al nostro servizio, chiediamo di poter camminare sempre nella sua legge e di non venire mai meno alla nostra dignità umana e cristiana. Preghiamo insieme, diciamo: quanto sono grandi le tue opere, Signore. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Sii benedetto, Signore, che provvedi il cibo ad ogni essere vivente. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Sii benedetto, Signore, che hai messo gli animali a servizio dell'uomo come aiuto nella fatica quotidiana. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Sii benedetto, Signore, che nei gigli dei campi e negli uccelli dell'aria ci hai dato un segno della tua bellezza e della tua provvidenza. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Sii benedetto, Signore, che nell'agnello pasquale ci hai dato l'immagine del tuo figlio nel quale possiamo chiamarci ed essere tuoi figli. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Sii benedetto, Signore, che per mezzo degli animali domestici ci doni sollievo e compagnia. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Sii benedetto, Signore, per tutte le tue creature che ci invitano a cantare la tua lode. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Dio, fonte di ogni bene, che negli animali ci hai dato un segno della tua provvidenza e un aiuto nella fatica quotidiana, per intercessione di Sant'Antonio Abate, fa che sappiamo servirci saggiamente di essi, riconoscendo la dignità e il limite della condizione umana. Per Cristo nostro Signore. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di questa acqua benedetta, l'adesione a Cristo, primizia della creazione nuova e fonte di ogni benedizione. E per intercessione di Maria Santissima, degli angeli, tutti i santi, in particolare di Sant'Antonio, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Evviva Sant'Antonio. Evviva Sant'Antonio. Oh, andiamo subito al posto. Abbiamo le di là, stelle.